abbiamo fatto una gara buona per la gran parte dei 40 minuti. Purtroppo abbiamo avuto due break, uno piccolo nel secondo quarto, invece quello più grande nei primi 5 minuti del terzo quarto, dove abbiamo preso 18-5 con una Venezia che ha fatto una percentuale di tiro a tre punti veramente molto molto alta. Noi fino a che siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro, passandoci la palla, stando bene dentro nei giochi, appoggiando bene la palla in post e ribaltandola un po', siamo riusciti sempre a trovare buoni tiri. Nel momento che abbiamo avuto un paio di tiri forzati, abbiamo preso qualche contropiede, siamo stati un pochino poco intelligenti nel fermare la palla nei contropiede per non fare fallo. La loro esperienza e il loro talento alla fine ha avuto la meglio. C'è di buono che non abbiamo mollato fino in fondo, abbiamo tentato il recupero cercando di vincere la partita in ogni caso, abbiamo perso di 9 e adesso è chiaro che per poter vincere qui a Venezia abbiamo bisogno di una partita perfetta fatta di tutti i 40 minuti e che tutti i giocatori ci diano qualche cosa di tangibile e di forte. Noi soprattutto in difesa, a inizio terzo quarto, Vigiano ha fatto due canestre, ha lasciato lì per terra Dequan Jones due volte con degli incroci veramente che abbiamo pagato in maniera esagerata e quindi credo che sia, dovevamo partire sicuramente dal nostro attacco e Darius ci ha tenuto in piedi per tanto tempo, però difensivamente contro una squadra così esperta e che così ha tante frecce nel proprio arco non possiamo commettere degli errori così banali nel farsi saltare facile dal fondo uno contro uno piuttosto che lasciargli un tiro aperto perché si taglia un blocco. È tutte le inesperienze che alla fine abbiamo pagato.